Allora, dicevo, se siamo pronti, scusandomi per... Aspettiamo l'ok. Allora, possiamo andare. Dicevo, scusate il ritardo e un saluto va anche ai colleghi della stampa che non sono presenti qui in presenza, ma sono collegati per online, diciamo così. Stiamo qui oggi a presentare il bilancio, il primo bilancio del nostro governo per questo anno 2021, che speriamo sia un anno che ci porti a superare la crisi pandemica e possa rimettere in corsa, in carreggiata, l'economia, lo sviluppo, la tenuta socio-economica, anche la capacità di questo nostro territorio di potersi riprendere dalla crisi che lo vedeva attanagliare e che lo attanagliava nell'ultimo periodo. Sicuramente è una situazione quella che noi viviamo in questo momento particolare, però la politica e le istituzioni hanno il dovere di poter guardare avanti, di dover guardare avanti e di farlo immaginando anche uno sviluppo importante, una sostenibilità forte al sistema sociale, la tenuta economica del nostro territorio, al potenziamento dei servizi e a disegnare le condizioni affinché la nostra regione possa tornare ad essere protagonista nel settore economico, ma non solo nel settore economico. In questo senso, la strategia che voi sapete che abbiamo in questo periodo affrontato le vicende del Recovery Fund, abbiamo consegnato tutte le schede alla conferenza Stato-Regioni per quelle che sono le opere che noi e le iniziative che noi e azioni che noi intendiamo percorrere con questo strumento che ancora non è definito in via di definizione, ma speriamo si sblocchi quanto prima, che è sicuramente molto importante. È sicuramente altrettanto significativo il lavoro che stiamo svolgendo di concertazione per la programmazione del prossimo settennio europeo, però c'è il bilancio che inizia oggi, lo voglio dire con chiarezza, inizia, abbiamo votato l'altro giorno, oggi lo presentiamo alla stampa, saranno 3 mesi di concertazione, perché poi con l'assestamento e col consuntivo dell'anno 2020, a marzo 2021, questo bilancio sarà un bilancio più completo, con più risorse e sarà un bilancio che potrà avere una strutturazione definitiva. Ci tengo a dire pure che entro marzo del 2021 ci sarà una concertazione perché le previsioni che noi abbiamo fatto qui sono previsioni che dovranno essere accompagnate con proposte di legge e con leggi che verranno discusse nelle commissioni e in aula. Sarà un bilancio che dovrà essere strutturato. Allora io cercherò di raccontarne velocemente le linee generali e poi l'assessore e la giunta interverranno in maniera più competente, più dettagliata e più puntuale. Nel frattempo mi piace dire che sarà un bilancio che cercherà di portare una grande attenzione alla famiglia, una grande attenzione alle fragilità, un'attenzione alle imprese e un'attenzione alle eccellenze della nostra regione. Noi abbiamo provato a immaginare anche alcune novità importanti. Abbiamo pensato alla SVIM e abbiamo pensato a come possa evolvere in un'agenzia europea a tutti gli effetti, non più un'agenzia a supporto della regione per certi temi, e abbiamo pensato alla SVIM in senso di un suo ruolo, insomma, proprio fortemente formativo e fortemente europeista per portare le politiche europee nel nostro territorio regionale e per portare un sostegno, un supporto a tutti quelli che sono anche i tanti, tantissimi, tantissime amministrazioni locali che cercano un'interlocuzione, che non hanno le risorse per poter fare questa interlocuzione, che non hanno le risorse, la possibilità di poter strutturare delle politiche europee. Allora noi immaginiamo un organismo che possa ridare un punto di riferimento a tutte queste realtà, a tutti questi soggetti, che siano pubblici, ma perché no, anche a tutte quelle parti sociali che in Europa e con l'Europa possono puntare ad un'evoluzione, a un confronto, a una crescita. Dall'altra parte, insieme a questa nostra idea di far evolvere la SVIM in un soggetto molto più votato alle politiche europee, c'è anche la necessità di prevedere la creazione di un'agenzia che
che possa essere concentrata sulle politiche del turismo e dell'internazionalizzazione, due settori strategici. Il turismo per noi è un settore strategico che non riguarda solo ed esclusivamente quello che abbiamo visto come politiche turistiche fino ad oggi. Vorremmo provare a fare del nostro turismo una cartina di tornasole che coinvolga altri settori, dalla cultura allo spettacolo, sicuramente all'economia balneare, all'economia delle stazioni delle sciovie, a un'economia che possa anche essere integrata con le potenzialità del nostro paesaggio, del nostro ambiente, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato. Una agenzia che sappia mettere in circuito tutte quelle che sono le nostre possibilità. Pensiamo, siamo nel periodo del Natale e anche degli outlet, dei marchi che noi abbiamo, quindi un'economia turistica che possa anche girare intorno allo sviluppo di settori che finora sono rimasti marginali rispetto allo sviluppo del turismo nella nostra regione. L'internazionalizzazione, l'abbiamo detto tantissime volte nella nostra campagna elettorale, l'abbiamo detto anche perché crediamo fortemente nella capacità di internazionalizzazione della nostra regione, delle sue imprese e delle sue potenzialità. Anche qui vorremmo concentrarci per poter con tutti i soggetti che possono sostenere insieme a noi questa grande operazione di internazionalizzazione che abbiamo in mente, concentrarci per cercare di qualificare la capacità di internazionalizzazione della nostra regione e delle sue imprese. Non voglio andare in dilungarmi, però alcune altre cose le devo dire. Abbiamo in mente una strutturazione forte per le politiche delle imprese, per la digitalizzazione, l'innovazione, la capacità di creare squadra sinergia. Noi l'abbiamo definita la capacità di creare ecosistema, che non significa sistema ecologico, ma sistema economico, dove le imprese interagiscono, crescono, dialogano e cercano di innescare dei meccanismi per potenziare la loro capacità, appunto, di essere più competitive. Non solo su questo, c'è una grande attenzione anche per quello che riguarda e concerne il credito, che è la liquidità, che è un altro elemento molto importante della nostra regione soprattutto per le triste vicende che hanno colpito la nostra regione. Crediamo che sia fondamentale guardare alla liquidità e l'accesso al credito come strumento di crescita e di sostegno all'economia. E poi c'è tutte le politiche sociali, sanitarie. Ci sono importanti novità anche sotto questo punto di vista, che magari non vedo l'assessore Saltamartini, spero che dovrebbe arrivare a breve. Credo che arrivi, no? Mi risulta dovrebbe arrivare. E praticamente l'assessore Saltamartini, che praticamente potrà annunciare investimenti importanti insieme agli altri assessori per le rispettive competenze. Devo dire che tanti di questi temi, lo voglio specificare subito, sono temi che vanno a mettere in relazione più deleghe, quindi più assessori hanno lavorato su azioni che sembrano singole, ma in realtà sono congiunte tra diversi settori, come ho detto prima per il turismo, così anche per la sanità, per il sociale, per il recupero di aree interne, per le infrastrutture, per le attività produttive, per la cultura. C'è una forte interrelazione e una grande volontà di lavoro di squadra in questo senso. Altro elemento, stiamo cercando di lavorare alla semplificazione e alla sburocratizzazione, altro tema centrale per i bandi europei, ma non solo per i bandi europei, un'azione che possa mettere in condizione la nostra regione di innescare dei meccanismi di sburocratizzazione e di semplificazione che renda più facile e fruibile il confronto tra il territorio e il dialogo tra il territorio e quelli che sono in realtà della nostra regione. E l'altro punto, il riequilibrio territoriale, perché riteniamo che insieme alla ricostruzione siano degli asset fondamentali per appunto andare a vertere in maniera forte nel tentativo di risollevare le sorti della nostra regione. È un bilancio sicuramente che guarda anche ai ristori, perché ci sono importanti risorse anche per le attività che sono in difficoltà per le ripetute restrizioni a cui siamo purtroppo sottoposti. E poi c'è un altro grandissimo argomento che l'assessore Castelli
mi ricorda, che è la ZES, la zona economica speciale. Riteniamo un obiettivo strategico della nostra regione perseguire tutto quanto è possibile per ottenere il riconoscimento della zona economica speciale, perché riteniamo che una regione come la nostra, che è stata un importante sostegno, un'importante colonna allo sviluppo nazionale, allo sviluppo economico nazionale, non possa oggi essere lasciata in questa fase di decrescita che abbiamo visto e toccato in questi anni, perché abbiamo ritenuto e riteniamo che le potenzialità che noi abbiamo non sono solo a sostegno e a supporto dei confini della nostra regione, ma sono sicuramente a sostegno e a supporto del rilancio delle politiche economiche nazionali. In questo senso penso che non debbo ricordare i danni ricevuti dal terremoto, che hanno di fatto inibito a tante comunità, anche a tanti settori, la possibilità di lavorare, di poter progettare il futuro, di poter competere, e credo che solo uno strumento forte come quello della zona economica speciale, la crisi del terremoto unita a tante altre crisi industriali anche diffuse in tutto il territorio regionale, debbono essere affrontate con un unico strumento importante che possa mettere realmente la nostra regione in grado di rimettersi sui giusti binari e poter progettare finalmente anche uno sviluppo futuro all'altezza, diciamo, delle nostre potenzialità. Io non mi voglio dilungare perché poi rischio di andare oltre. Credo che ci sia debba esserci la possibilità per ogni assessore, partendo dall'assessore al bilancio, di illustrare il lavoro e il contributo determinante che ognuno di loro ha svolto. Quindi passo la parola all'assessore Guido Castelli, che più di me potrà entrare nei numeri, nelle dimensioni e nelle particolarità del bilancio futuro della nostra regione. Grazie. Grazie Presidente. Il Presidente ha illustrato quelle che sono state le nostre occupazioni nei precedenti 57 giorni. Il primo numero che vi do, 57. 57 giorni da che ci siamo insediati, dovendo affrontare un ingorgo di economico e contabile senza precedenti, perché in 57 giorni consuntivo, assestamento e bilancio di previsione di un nuovo mandato. Quindi io devo veramente ringraziare tutti i colleghi, perché abbiamo agito all'unisono con grande voglia, passione, per cercare, e qui entriamo nel tema più strettamente inerente al bilancio, di affrontare questa manovra, che non è solo quella del 2021, perché in realtà noi vogliamo esprimere una strategia, essendo questo l'inizio del mandato del Presidente Acquaroli, come ha voluto fortemente il Presidente Acquaroli, anche esprimere l'idea che abbiamo dei prossimi 5 anni. Un'idea che è anche portatrice di un principio che mi permetto di ricordare, che è stato l'elemento centrale dell'affermazione del Presidente Acquaroli e della nostra coalizione: discontinuità. Non per amore della discontinuità di fare cose diverse, ma perché la prima cosa, il primo messaggio che abbiamo raccolto dai marchigiani è quello di rileggere, rivalutare quella che era stata l'eredità ricevuta. Allora, bilancio in due fasi perché? Perché la prima fase sarà soprattutto utile a verificare con compiutezza l'eredità ricevuta. E allora verifica di carattere finanziaria, verifica sulle dotazioni di personale, riorganizzazione, e verifica anche di quella che è la serie di strumenti partecipati su cui è bene capire esattamente al meglio, lo ha già fatto in parte il Presidente Acquaroli, se si tratta di strumenti ancora efficaci da riproporre. E questo è il primo blocco. Secondo blocco, la nostra volontà strategica, che si unisce però, visto che siamo in una pandemia, e ne parlerà immagino il vicepresidente Carloni, noi abbiamo voluto prevedere l'inizio di questa nuova strategia di mandato, tenendo conto anche dell'obbligo morale di dover anche curare i sintomi, perché c'è l'emergenza e c'è la prospettiva. Quindi non presidiare entrambi i due spazi sarebbe stato gravemente lesivo delle aspettative che i marchigiani comunque nutrono nei confronti della nuova giunta Acquaroli. Quindi, da questo punto di vista, ci siamo anche industriati di prevedere, accanto a quelle verifiche, misure precise, gli inglesi parlano di due diligence, la verifica puntuale, è perché, ragazzi, quanta polvere c'è sotto il tappeto? Io questa cosa, l'assessore al bilancio, devo capire se c'è polvere nel tappeto e quanta polvere c'è, e via discorrendo senza soffermarsi per troppo tempo, perché 2 o 3 mesi vorremmo dedicare a questa azione di verifica. Poi la seconda fase che noi vorremmo affrontare nel secondo quadrimestre, chiuso i conti col 2020, e attenzione bene, da lì la doppia
fase, lo faremo nel momento in cui avremo contezza specifica della consistenza delle risorse finanziarie della nuova programmazione comunitaria. Perché ormai risorsa propria e risorsa comunitaria sono due spazi, due salvadanai, due contenitori da leggere e valutare insieme. Ormai non c'è più distinzione. Una volta si pensava, sì, vabbè, faccio le cose con i fondi regionali, poi se manca qualcosa arriva in senso additivo, no? No, ora le due azioni devono essere talmente sinergiche e contestuali che abbiamo voluto far coincidere con marzo-aprile questa seconda fase del bilancio, e lì sarà possibile intuire con più precisione la portata delle idee che abbiamo messo in campo secondo due macro aree di intervento che sono fortemente nutrite dello spirito che ha animato il programma del presidente Acquaroli, il programma elettorale, che sono famiglia, fragilità, imprese, eccellenze. Famiglia, fragilità, impresa ed eccellenze sono i quattro temi su cui interrogheremo le categorie. Abbiamo già iniziato con i tavoli di concertazione, con i tavoli di confronto prima ancora di approvare il bilancio, poi lo faremo in questi tre mesi in cui vorremmo mettere in campo tutte le nostre capacità strategiche. Quindi rimandiamo la palla nell'altro? No, perché già da ora questo, e concludo con questo, così diamo a tutti la possibilità di dire come si sono inverati questi nostri auspici, perché questo era il mandato che mi aveva dato il presidente Acquaroli, facciamo già alcune cose importanti e significative che sono quelle che sentirete da qui a un attimo, sia sul sintomo che sulla strategia, sempre avendo cura di introdurre questa vera discontinuità, che è quella di programmare, di avere una visione, di avere una strategia, di pensare non tanto e non solo a come far refroggire le lancette dell'orologio dei marchigiani al pre-pandemia. Non basta tornare al pre-pandemia, perché ormai la società si è trasformata, quindi noi dobbiamo cambiare le marche davvero, senza porci limiti a una azione che si annuncia fortemente anche sostenuta dalle categorie che hanno apprezzato, no? Questo metodo Acquaroli. Poi, quello... ci confronteremo... E poi ci confronteremo con loro. Noi non imponiamo nulla, non ci sono uomini soli al comando, il bello è questo, e ci confrontiamo in maniera, per parte mia, perché è la mia, diciamo, ulteriore delega, un importante investimento di 29 milioni che si prefigge di iniziare la trasformazione, il cambiamento di tutti i parchi autobus del trasporto pubblico locale. Cambiare totalmente, questo vuol dire più sicurezza e più ecologia dei mezzi di trasporto. Iniziamo con il 2021 con una prima tranche di 29 milioni di fondi ministeriali. Secondo tema, ne parlerà immagino l'assessore Aguzzi, io ne parlo limitatamente alle aree di crisi complesse, interventi specifici perché... Signori e corregionali miei, dopo il 31 marzo il rischio che vi sia un'emergenza sociale senza precedenti nella storia regionale è altissimo, perché il 31 marzo verrà meno il divieto di licenziamento, ci sarà una situazione che solleciterà in particolare l'assessore Aguzzi, ma non solo, in maniera veramente importante. Quindi il tema dell'aiuto alle imprese è anche il tema del sostegno ai più fragili. Insomma, questi sono i nostri auspici. Iniziamo l'avventura e ci troveremo qui magari per la seconda fase del il bilancio, se Dio vorrà e se vorranno i consiglieri, lo abbiamo messo come approvazione il 28 e il 29 dicembre, quindi sarà dopo 57 giorni di stress, ci saranno, non è tempo di riposo questo, è tempo di... Volevo fare una postilla tra le iniziative. Oggi è stata una giornata, come penso voi sapete, abbastanza convulsa, quindi vi chiediamo anche scusa, però le cose si accavallano, sono tante. Cioè, ci saranno delle misure volte al rilancio del turismo, ma dei borghi storici, dei centri storici, che sono misure che chiameremo albergo diffuso e commercio diffuso. Queste sono misure importanti su cui noi crediamo tanto, perché sono misure concrete, con risorse concrete, che possono essere messe a disposizione per rilanciare una visione nostra
nuova del nostro territorio, che possa prendere corpo piano piano, ma che possa anche portare una svolta con appunto un recupero del valore di tutti i nostri centri abitati, che sono bellissimi, ma che oggi rischiano in primo luogo la desertificazione, in secondo luogo l'abbandono. Invece noi crediamo tanto nella possibilità di recuperare questo nostro grande straordinario patrimonio che ci identifica, ci qualifica e che tra l'altro è anche il succo del nostro, della nostra tradizione. Queste politiche, come dicevo prima, si vanno a intrecciare, perché c'è una parte sicuramente che riguarda la politica turistica, l'economia dell'artigianato, l'economia dell'agricoltura, l'economia commerciale, ma dall'altra parte, siccome la stragrande maggioranza di questi borghi sono anche situati e collocati nel nostro entroterra, rappresentano anche un grande volano per il rilancio dell'economia del nostro entroterra, quindi le aree interne. Dicevo prima che sono misure che hanno una valenza pluridimensionale a livello politico, ma su cui noi crediamo tanto e vorremmo insomma mettere quanto prima a disposizione dei cittadini marchigiani. Scusate per il post-it. Vicepresidente, sta preparando... Bene, grazie. Io per titoli cercherò di essere abbastanza veloce dando un po' le notizie più rilevanti, poi ci sarà tempo e modo di raccontare le scelte anche nelle prossime settimane. Intanto la notizia più importante, più rilevante, che riguarda l'assestamento, ma riguarda anche questa disposizione finanziaria. Questa sera abbiamo pubblicato un bando che è sul sito della Regione Marche, che abbiamo deciso di chiamare insieme all'assessore Castelli, che mi ha aiutato a trovare ulteriori risorse rispetto ai 7 che avevamo già trovato in assestamento, quindi lo ringrazio pubblicamente. Abbiamo insomma trovato 10 milioni di euro per un contributo che si chiamerà contributo alla ripartenza. Sarà possibile accedere a questo finanziamento da venerdì mattina fino a mercoledì mattina, ed è necessario farlo con il portale internet. Non ci saranno particolari burocrazie, ma tutte le imprese che corrispondono ai codici Ateco collegati alla delibera potranno chiedere questo contributo a fondo perduto fino a 10 milioni di euro, fino a quando non sono esauriti, sperando così di dare un contributo, appunto non tanto un aiuto o un ristoro, perché quello compete allo Stato e spero che lo faccia anche, ma di dare un contributo a fondo perduto a chi vuole investire per ripartire, cioè chi sta facendo dei lavori, chi sta facendo degli acquisti, chi si sta rimettendo in gioco nonostante le difficoltà, con una che ovviamente è una spesa pari o superiore ai 1.000 euro. Il contributo massimo è di 1.000 euro, ovviamente rivolto alle microimprese fino ad esaurimento. Quindi questa è una cosa importante, perché abbiamo bisogno di voi per farlo sapere, perché poi altrimenti ci diranno che non siamo stati veloci nel farlo sapere. Il contributo inizia venerdì mattina, quindi è necessario darne notizia con la stampa. 10 milioni di euro. E l'altra cosa di cui mi faceva piacere parlarne è che abbiamo rifinanziato anche le graduatorie per le attività artigiane che erano in corso, anche questo è il lavoro fatto in sinergia con l'assessore, ma quello che ci caratterizzerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che appunto dovrebbe essere la nostra impostazione anticiclica rispetto al momento storico che stiamo vivendo, intanto è un intervento a favore delle imprese nuove, delle start-up. Poi abbiamo un importante fondo che poi rifinanzieremo durante l'anno in attesa anche dei finanziamenti strutturali europei, su cui abbiamo già avuto un confronto con le associazioni di categoria, riscuotendo da loro un appoggio su questo progetto che è di Reshore, cioè praticamente il reindustrializzazione attraverso nuovi investimenti che si vogliono venire a fare nelle Marche, utilizzando vecchi immobili o nuovi immobili, purché ci sia nuova occupazione e di qualità. Quindi creeremo un fondo speciale per nuovi investimenti nell'industria. Inoltre abbiamo deciso di investire particolarmente sul concetto delle filiere e degli ecosistemi. Concetto di filiere ed ecosistemi su cui noi crediamo molto in tutti i settori economici, anche nell'agricoltura, così come nel commercio e nell'industria, quindi investiremo molto
in chi fa un lavoro di filiera in ecosistemi compatibili, in cui il leader di un settore economico investe e crea valore lungo la filiera, facendo in modo che ci sia valore aggiunto anche nei suoi fornitori e nei suoi collegati economici. Inoltre abbiamo creato una misura per la rivitalizzazione commerciale ed artigianale che abbiamo chiamato rivitalizzazione dei borghi. Chiunque aprirà un'attività artigianale o commerciale nei centri storici, nei borghi, avrà un contributo per poter riavvivare appunto queste dimensioni che noi abbiamo conosciuto per tanti anni e che sono state il fulcro della nostra economia. Ecco, questa sarà la nostra impostazione: puntare sui borghi, puntare sui centri storici, riqualificare le aree commerciali naturali. Inoltre, sempre riguardando i centri storici, vorremmo creare una piattaforma per l'albergo diffuso, che sarà un investimento strutturale su chi vuole le imprese che vogliono riqualificare immobili, creare nuovi posti letto per creare encami, cioè per dare quelle camere, quei posti letto per i turisti che vogliono vivere la dimensione delle Marche come turismo, anche in modo diffuso appunto, e quindi sarà una nostra forte caratterizzazione questa, e insieme a questo l'impresa 4.0, cioè tutta una filiera della digitalizzazione su cui investiremo molto e che vorremmo fosse una nota caratterizzante della nostra amministrazione. Faremo un fondo particolare per chi vuole fare digitalizzazione. Perché ci teniamo? Perché fare digitalizzazione, innovare tecnologicamente, imprimere quello che è la ricerca, l'innovazione anche studiata attraverso le nostre accademie universitarie, alle imprese significa differenziarle, farle uscire dal conto terzismo e fare in modo che questa efficienza crei meno fragilità rispetto alla concorrenza. La digitalizzazione è un tema fortissimo per rendere le nostre imprese più forti. Insieme a questo abbiamo creato un fondo per la creazione di nuove cooperative, che sarà una cosa che è abbastanza nota e utilizzata, che è il workers buyout, cioè gli operai specializzati che hanno una particolare competenza, un particolare know-how, che vogliono rilevare un'azienda in difficoltà, un'azienda in crisi, e che vogliono dare continuità a quell'azienda rilevando l'azienda stessa. Per chi ha il coraggio di intraprendere, chi ha il coraggio di costituirsi in cooperativa appunto e di rilevare un'azienda di cui le sorti sono segnate, noi daremo un contributo, perché abbiamo visto che questa tecnica, questa che è abbastanza consolidata, sta funzionando in molti paesi in Europa, e noi vorremmo aiutare chi ha il coraggio di intraprendere, appunto non far cadere le imprese che magari hanno una loro storia, dei loro brevetti, dei loro talenti. Queste sono le cose più significative dei miei assessorati, insieme all'agricoltura, che diciamo così farà altrettanto sulla stessa traccia data dalla Giunta un investimento significativo sulle filiere, e in modo particolare quelle collegate all'agroindustria, perché abbiamo dei leader nella nostra regione e molto spesso però sotto questi non si è creata una filiera produttiva di zootecnia, di enogastronomia, che invece possa essere rafforzata da questa loro capacità di stare sui mercati, di essere competitivi. Allora su questo riscontriamo una grande richiesta di sostegno alla valorizzazione delle filiere, in modo che la nostra grande forza, quella della biodiversità, diventi anche un'energia sui mercati. E quindi su questo ci stiamo confrontando, anche oggi pomeriggio c'è stato un incontro in tal senso. La faccio breve, penso di avere detto le cose più significative che ci caratterizzeranno. Punteremo appunto sulla rivitalizzazione commerciale e artigianale, cercando di rafforzare soprattutto le aree interne, ma in generale i centri storici, che stanno vivendo purtroppo anche nelle città una desertificazione che noi dobbiamo contrastare in tutti i modi, e contemporaneamente contrastare appunto con politiche anticicliche anche la desertificazione industriale, con nuovi investimenti imprenditoriali che vogliono essere fatti nelle Marche. Dobbiamo essere capaci di creare nuovi insediamenti produttivi e incentivare chi vuole venire a investire nelle Marche. Grazie. Dai, facciamo una breve carrellata alle donne. Allora, grazie. Come avete sentito, no? Abbiamo parlato di misure comunque in sinergia tra i vari settori e tra i vari assessorati. Infatti voglio iniziare a parlare subito del settore cultura, perché ovviamente abbiamo riconfermato, no? Gli interventi di settore, quindi il sistema museale, teatrale, il settore dello spettacolo, il finanziamento alle biblioteche, al cinema, all'audiovisivo. Però abbiamo individuato proprio delle azioni diverse, nuove, proprio per
far vedere anche questa azione sinergica tra i vari assessorati che vanno in un'unica direzione. Quindi anche nell'ambito culturale abbiamo stanziato delle risorse che poi andranno incrementate nel nella seconda tranche di bilancio, che attengono proprio alla valorizzazione dei borghi e dei centri storici. Quindi anche in questo caso la cultura vuole essere diciamo motore portante per il rilancio del territorio. Quindi si è pensato anche qui di fare un festival culturale che coinvolge queste realtà, questi bellissimi borghi, e quindi attraverso questa azione culturale che consisterà, che ovviamente stiamo mettendo a punto, poi dopo uscirà un apposito bando che però vuole diciamo proprio esaltare l'identità di questi luoghi e le loro peculiarità. Quindi l'idea è quella di concentrarsi in un periodo temporale per fare varie iniziative su questi bellissimi territori, che magari già hanno delle iniziative, portano già avanti delle iniziative in modo però ovviamente scollegato, in modo singolo. Invece noi vogliamo metterli in rete in un periodo di un mese e un mese e mezzo, proprio per rilanciare, proprio l'identità culturale di questi luoghi. Quindi la cosa bella è che verranno coinvolte le compagnie teatrali del territorio marchigiano, le compagnie teatrali marchigiane, che poi metteranno in scena in questi luoghi, in questi borghi, delle rappresentazioni che sono comunque inerenti alla storia, alla cultura, alle leggende, alle tradizioni di questi luoghi. E quindi poi dopo ci sarà ovviamente una cabina, no, di regia con un direttore artistico che coordinerà tutta quanta la promozione. Ecco, investiremo molto sulla promozione dell'evento, perché la finalità è proprio lanciare questo festival per dare visibilità a questi luoghi che singolarmente non hanno la forza di promuoversi. Quindi questa è una prima iniziativa. E un'altra invece è anche quella di valorizzare, abbiamo detto, i centri storici, quindi anche attraverso la cultura, quindi anche attraverso le installazioni artistiche che renderanno i centri urbani più attrattivi, ma anche puntando l'attenzione sui centri invece, sulle zone magari degradate, proprio per riqualificarle, quindi attraverso installazioni artistiche. Questa è un'altra linea guida, un'altra visione politica. Poi ovviamente abbiamo i grandi eventi nel triennio, che sono le celebrazioni dedicate ai 500 anni della nascita di Sisto V, che interesseranno i luoghi dove si è svolta la vita del pontefice. Poi ci sono, vado veloce perché poi dopo magari tanto ci saranno degli approfondimenti proprio specifici, poi ci sono le celebrazioni dantesche del 2021, i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, un altro simbolo importante per il nostro territorio, simbolo di rinascimento, saggezza, e lì verranno coinvolti ovviamente i comuni di Urbino e Senigallia, e poi ci sono anche le celebrazioni di Gaspare Spontini. Quindi ecco, come vedete abbiamo varie celebrazioni che abbiamo messo in calendario. Inoltre ci sono appunto anche delle risorse dedicate ai ristori degli operatori culturali, quindi anche ai cinema, produzione audiovisiva e lo spettacolo dal vivo, perché ovviamente come sappiamo sono settori che sono altamente penalizzati. Abbiamo adesso annunciato proprio ieri, no, un'integrazione del fondo FUS di 100.000 euro. Abbiamo fatto quell'iniziativa Marche spettacolo aperto, spettacolo palcoscenico aperto, il mondo della cultura non si ferma, e lì abbiamo stanziato ulteriori 300.000 euro, e a breve faremo la conferenza stampa proprio per darvi il cartellone digitale che andrà presentato insomma a brevissimo. Poi abbiamo fatto degli interventi importanti, invece passo al settore sport. Quindi per quanto riguarda lo sport abbiamo investito su nuove risorse importanti anche qua per i ristori, quindi per le organizzazioni sportive, anche loro penalizzati dalla
star fermo, obbligato di questo periodo, e qui stanziamo 1.200.000 euro, come anche una misura importante che ho voluto fortemente riprendere è la riqualificazione degli impianti sportivi. E abbiamo stanziato un fondo, insomma, importante, che magari potrà essere anche aumentato, al momento di 2.500.000. Ecco, secondo me è importantissimo, perché questa regione da tempo aveva abbandonato questa misura di intervento proprio sugli impianti sportivi. Invece dobbiamo investirci, perché ovviamente devono essere adeguati a norma e devono essere molti gli impianti delle Marche devono essere riqualificate. Poi ovviamente portiamo avanti tanti progetti dello sport che già erano in essere, adesso non sto qua a citarveli perché sono tanti, e a breve, anno nuovo, insomma, abbiamo adesso messo un fondo proprio per organizzare un evento dedicato al mondo dello sport, una conferenza regionale, quindi dello sport, degli stati regionali dello sport, proprio per decidere insieme alle organizzazioni sportive, al CONI, al CIP, agli atleti, le linee guida future del mondo dello sport, proprio per rimanere in contatto e per non perdere mai il dialogo con il mondo sportivo, cosa che abbiamo fatto anche nell'ambito culturale. Ecco, queste sono le misure di questi due settori. Poi, per quanto concerne l'istruzione, abbiamo dei fondi importanti per le borse di studio. Per le borse di studio vengono già garantiti nel 2021. Abbiamo 6.745.000 euro che derivano dalle tasse regionali per il diritto allo studio e all'abilitazione all'esercizio professionale, e 4 milioni proprio che investiamo proprio noi come regione. In più, ecco, all'Erdis per le spese di gestione verranno dati 1.350.000 euro per il 2021, e poi dopo si integra anche lo stanziamento per il 2020 con 650.000 euro. Per quanto concerne l'istruzione, stiamo raccogliendo i progetti di interesse da portare poi nelle scuole, e questa misura poi dopo farà parte del nuovo assestamento. Per quanto concerne invece le politiche giovanili, ecco qua, abbiamo avviato dei fondi, abbiamo messo dei fondi proprio per attivare l'accesso ai fondi statali in materia, e una bella notizia magari è che sono stati incrementati di 500.000 i fondi per i centri aggregativi, e di altro 500.000 anche gli oratori, perché comunque sono dei punti di riferimento per i giovani molto importanti. Per terzo settore, qua invece sappiamo che la maggior parte delle risorse sono comunque statali, abbiamo avviato le procedure, noi abbiamo, ecco, adesso per alcuni progetti importanti di rilevanza abbiamo adesso stanziato una somma pari a 100.000 euro, che però ovviamente verrà integrata mano a mano l'acquisizione di nuove progettualità, perché a breve uscirà il bando proprio per le associazioni di volontariato che faranno dei progetti di rete, un bando importante di 850.000 euro. E ecco, tutti gli altri fondi poi dopo sono appunto di natura statale, e mi sembra di non aver tralasciato niente, però poi dopo è ovvio che per ogni settore faremo comunque, mano a mano che usciranno le iniziative, faremo delle specifiche. Grazie. Allora, grazie ai colleghi della stampa che sono qui presenti. Un ringraziamento va al Presidente, l'Assessore al Bilancio Guido Castelli, nonché agli altri colleghi della Giunta, perché finalmente dopo 10 anni tornano in bilancio dei fondi per la progettazione. Non ci può essere sviluppo e non ci possono essere investimenti infrastrutturali se una regione come la nostra non investe in progettazione. Abbiamo quindi già dal 2021 previsto
dei fondi perché abbiamo l'idea di costruire un grande master plan delle infrastrutture della nostra regione, che parta da Ancona, con porto, aeroporto, interporto a Iesi, che diano ossigeno e facciano respirare a tutta la nostra regione. Questo è importante perché la Giunta vuole avere una visione complessiva della nostra regione, della nostra infrastruttura, interconnessione tra infrastrutture, intermodalità, che facciano dialogare le Marche con tutto il centro Italia e le principali direttive nazionali ed internazionali. Allo stesso tempo, dietro agli investimenti, ovviamente nella progettazione, abbiamo investimenti in manutenzione di strade per 20 milioni di euro, in realizzazione di opere viarie, sia stradali che ciclabili, per 70 milioni di euro. E non voglio dimenticare, perché vi lascio solo dei flash che dovremo approfondire in magari conferenze specifiche, abbiamo, anche in accordo con l'assessore alla sanità, mi aspetta l'edilizia sanitaria ed ospedaliera, investito fondi della regione, ben 42 milioni di euro della nostra regione per l'adeguamento delle nostre strutture sanitarie ed ospedaliere. Questo significa che anche memori dell'esperienza passata con la quale abbiamo dovuto affrontare la pandemia e a volte con carenze di strutture, noi siamo consapevoli che dobbiamo rivedere l'organizzazione sanitaria ed ospedaliera e si parte anche dalla sicurezza delle nostre strutture. Lo facciamo investendo soldi della nostra regione che saranno aggiuntivi a quelli che ci arriveranno dallo Stato. Quindi io vi lascio solo questi flash, che sono però flash importanti, che fanno pensare alla compattezza di questa squadra di Giunta nel raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali per i quali abbiamo ricevuto un mandato ampio rispetto ai nostri avversari per cambiare questa regione e per avere un cambio di passo definitivo rispetto all'esperienza di coloro che ci hanno preceduto. Grazie, grazie ai colleghi e grazie alla stampa presente. L'economia dei tempi, velocemente, è indubbio che una delle situazioni che sarà più problematica nel prossimo anno, nei prossimi mesi, sarà la questione legata al lavoro e alle crisi delle imprese e a chi, anche e soprattutto a causa di questa crisi pandemica che indubbiamente proseguirà, speriamo per non tanto tempo, ma proseguirà perlomeno nei prossimi mesi, legate anche alla scadenza di marzo, quando si sbloccheranno, ahi noi, anche i potenziali licenziamenti che probabilmente avverranno sempre a causa particolarmente di questa crisi pandemica. Ripeto, uno dei problemi più importanti saranno quelli legati all'occupazione, al lavoro, al rilancio delle imprese, e per questo abbiamo predisposto sull'anno prossimo tutta una serie di interventi molto corposi e che verteranno soprattutto non solo per andare incontro a chi il lavoro lo sta perdendo, cioè le cosiddette gli interventi, no, di economia passiva, ma bensì invece per quel che riguarda le politiche attive, cioè il rilancio del lavoro, la ricerca di occupazione, l'aiuto alle imprese per ricollocarsi sul mercato. Questa sarà una delle grandi sfide, come dire, spostare l'asse dall'assistenzialismo, che comunque va in qualche modo garantito perché la sofferenza è forte, ovviamente, ma riorientarle verso le spese sugli investimenti, sul rilancio, sulla ripartenza, sulla nuova occupazione. Faccio un esempio, poi vi do qualche cifra e non la dilungo. Faccio un esempio su questa cosa che abbiamo già approvato qualche giorno fa come giunta, che vi abbiamo anche gli organi di stampa già comunicato, di 2,9 milioni stanziati per i giovani disoccupati tra i 18 e i 30 anni che volessero mettersi in proprio come impresa, aprire una loro partita IVA. 2.900.000 euro a fondo perduto per quei giovani che intendono ricollocarsi in autonomia tramite una propria impresa, una propria partita IVA, che vanno 15.000 euro immediatamente nel momento che aprono la partita IVA,
e altri 20.000, quindi 35.000 euro in un anno ad una singola impresa, 20.000 qualora assumano anche una persona come dipendente all'interno di questa nuova impresa. Ecco, questo sono 2.900.000 che abbiamo già stanziato, non riguardano il prossimo anno. Ho fatto questo come esempio per intendere un po' come possiamo e dovremo muoverci nei prossimi mesi. In questo senso, quindi, legato all'Agenzia Giovani, ad esempio, sul prossimo anno mettiamo 7.000.000 di euro per iniziative di questo genere. Per quel che riguarda la formazione, 12.000.000 di euro, borse lavoro e quindi interventi a sostegno proprio dell'inserimento lavorativo, 10.000.000 di euro. Invece, per quel che riguarda proprio l'aiuto alle imprese a sostegno dell'occupazione, quindi la formazione che si fa all'interno dell'impresa tramite l'ausilio dell'imprenditore stesso, 15.000.000 di euro. Cioè, complessivamente abbiamo 44.000.000 di euro già previsti, inseriti in questi settori per il 2021. A questi potrebbero, anzi devono, più che potrebbero, unirsi altri 26.000.000 che sono residui, certificati, ma fermi al Ministero, che spettano alla nostra Regione, e che ancora non ci hanno dichiarato spendibili ed utilizzabili, ma sono già stati certificati, quindi abbiamo già in qualche modo intrattenuto rapporti con il Ministero per poterli utilizzare fin da subito, che qualora quindi dovessero, e io dico si libereranno, dovessero essere liberati, porterebbero a 70.000.000 di euro gli investimenti sulle politiche attive il prossimo anno in questa Regione, a sostegno delle imprese e dell'inserimento lavorativo di e disoccupati e giovani in cerca di nuovo lavoro. Questa è la parte fondamentale, perché, ripeto, il lavoro sarà una delle massime emergenze i prossimi mesi. Poi una rapidissima carrellata, un'altra parola che uso sempre invece, parlando di territorio e di ambiente, la prevenzione. Perché vi dico prevenzione? Perché dobbiamo smettere di rincorrere le alluvioni, dobbiamo smettere di rincorrere le frane, dobbiamo smettere di rincorrere gli eventi che mettono in difficoltà e a volte anche a rischio la vita stessa delle persone, dei cittadini, ma dobbiamo cercare di prevenirle. Ovviamente non semplice, però perché dico prevenzione? Vi faccio questo esempio, poi anche qui rapidamente nel dettaglio chiudo. Nel triennio noi prevediamo tra difesa della costa, manutenzione delle aste fluviali, dissesto idrogeologico, 43.000.000 di euro, e sono tantissimi. Di questi 43.000.000 di euro, tra 2021, 2022, 2023, ben 22.700.000.000 sono sul 2021, cioè sul primo anno, sulla prima annualità. Per questo vi dico prevenzione, non intendiamo spalmarli nel tempo e arrivare dopo, cerchiamo di arrivare prima dell'eventuale evento. Su questo quindi mi soffermo solo sul 2021, quindi 43.000.000 di euro nel triennio. 2021 abbiamo 3.200.000 per la difesa della costa, 11.600.000 per la, diciamo, le aste fluviali, la manutenzione e la pulizia e la sistemazione delle aste fluviali, e 7.900.000 per il dissesto idrogeologico. Questo per il 2021 di nostri investimenti, ai quali poi si aggiungono una serie di investimenti anche ministeriali e provenienti da altre iniziative che sono già stanziati. Non per nulla parlavamo proprio sempre i giorni scorsi della situazione di Falconara Marina di Montemarciano. Lì ad esempio ci sono 12.000.000 di euro ministeriali già assegnati al comune di Montemarciano, sul quale si sta portando avanti una progettualità che sarà messa in campo a cavallo tra la fila 2021 e 2022. Questi non sono in questa base di impegno, perché questi sono fondi regionali, altri sono fondi che arrivano tramite altre iniziative, quindi vanno oltre i 43.000.000 di euro già previsti. Quindi, come si diceva, lavoro e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle situazioni, diciamo, di sofferenza del nostro territorio. Questi sono i due settori sul quale ovviamente ci impegneremo, e mi impegnerò come assessore, ma ci impegneremo come amministrazione particolarmente nel 2021 per quel che riguarda le deleghe di mia competenza. Grazie ai colleghi, un saluto a tutti. Io ho tutta una serie di deleghe che vanno alla sanità, ai servizi sociali, alla sicurezza urbana, a polizia locale, famiglia, cioè un catalogo piuttosto
numeroso. Innanzitutto ci tengo a dare una notizia fresca fresca, sono arrivati i vaccini spray nasali per i bambini, sapete che i bambini spesso sono un fattore recettore del virus, quindi è importante questa somministrazione, sono vaccini naturalmente anti-influenzali ordinari. Il piano nostro del bilancio prevede, oltre alle misure naturalmente di risistemazione di alcune questioni pendenti sul discorso sociosanitario, in particolare gli interventi per quanto concerne l'efficientamento del sistema, che ha un errore di base, che è quello della scarsità di personale medico, paramedico, infermiere e così via. E quindi con questo bilancio riusciamo a riprogrammare un aumento delle specializzazioni con un accordo con le università e in particolare puntiamo dritti verso la realizzazione di un nuovo sistema di telemedicina, cercando di implementare una tutela territoriale veramente penetrante, soprattutto per le categorie fragili, quindi stiamo parlando di RSA, residenze protette e così via, e soprattutto per incentivare gli interventi delle USCA sul territorio. Per quanto quindi questo, diciamo così, è la novità più rilevante dell'investimento che facciamo, oltre ad un piano sistematico di digitalizzazione della sanità. Noi siamo ancora purtroppo molto indietro, teniamo conto che ancora si redigono le ricette sul cartaceo, quindi tutta una serie di problemi che dovremmo sicuramente affrontare. Stiamo, come voi sapete, riorganizzando anche è partito il 112 e il nuovo numero 116-117, che riguarderà sostanzialmente tutta la capacità del sistema di rispondere con un unico numero, sistema sanitario. Per quanto riguarda invece gli interventi sul sociale, anche lì abbiamo mantenuto inalterato il sistema dei previgenti finanziamenti, perché siamo arrivati a fine anno. Ciò non di meno, nelle prossime misure cercheremo di dare particolare rilevanza a quattro figure che sono particolarmente tutelate nello Statuto della Regione Marche, che sono l'infanzia, l'adolescenza e la vecchiaia. Quindi lo Statuto, voi sapete, che è la Costituzione della Regione Marche. E per quanto concerne invece le altre misure, quelle relative alla tutela della famiglia, saranno tutte misure concertate con altri colleghi. Particolare rilievo daremo naturalmente al tema della sicurezza urbana, con accordi con i comuni, e studieremo un piano di monitoraggio dei livelli di criminalità nel nostro paese con gli interventi corrispettivi in materia appunto di sicurezza urbana, cercando anche di intervenire sulla formazione del personale della polizia locale, orientandoci verso una specie di accademia per i corpi di polizia locale. Io non ho altro da aggiungere, poi ci saranno naturalmente i dettagli nei provvedimenti applicativi che potremo approfondire quando vorrete. Grazie.